massimo risultato. Col sistema elettorale attuale, per quanto riguarda le elezioni amministrative, oggi per la mafia è più facile controllare, avere potere contrattuale. Facciamo l'esempio di un consiglio comune dove c'è una mafia. In ogni comune spesso ci sono liste, una di centro-destra, una di centro-sinistra, anche se una lista civica di fatto è appoggiata o dal centro-destra o dal centro-sinistra. La differenza tra la destra e la sinistra, da uno e l'altro, è 10, 15, 20%, non di più. E allora a quel punto il pacchetto di voti del capo mafia deve essere determinato, basta spostarlo a destra o a sinistra, determinerà chi farà il sindaco. Determinare chi farà il sindaco vuol dire poi decidere, concorrere a decidere chi farà il sindaco comunale, il sindaco comunale, chi si aggiudicherà le parti. E se un capo mafia dà il suo pacchetto di voti, il suo 20% di voti, è ovvio che poi vorrà intervenire e modificare il piano regolatore, cioè passare dalla zona agricola alla zona edificata, è ovvio che poi interverrà per dire l'opera pubblica dove dovrà essere costruita, se quest'opera si dovrà fare, dove si dovrà fare e chi dovrà giudicarsela. Quindi oggi le mafie hanno maggiore potere a livello locale incidono ancora di più nelle elezioni comunali. Stessa cosa fanno quelle provinciali, stessa cosa fanno in quelle regionali. Noi abbiamo detto prima che in Lombardia, in Piemonte, in Emilia-Romagna, in Liguria ci sono delle strutture, dei locali cloni di quelli che sono invece del Giocalabria. Se i capi mafia, se i mafiosi votano e fanno votare, ovvio che questi voti vanno al comune denaro. È ovvio che non hanno la forza che hanno a Pratia, a San Luca, a Natile, ma è ovvio che in paesi come Pulcinasco, in paesi come Corpiano, dove da decenni l'andrangheta è radicata in modo pesante, la vita amministrativa, la vita economica del paese, è ovvio che il pacchetto di voti dell'andrangheta è consistente. E ripeto, questi voti si spostano come si sposta la leva, come si sposta la tendenza, il trend. Cercano, a loro annusano, loro sentono chi può essere il capo vincente e quindi lo puntano e cercano e chiedono e trovano accordi. Come può difendersi da quello che dà un'aggressione a questo genere? Può capitare che uno non se ne accorga? Sì, sì, può capitare che non se ne accorga, però purtroppo non c'è una ricetta per questo problema elettorale, perché il problema va visto a monte, perché altrimenti facciamo il discorso del senato primo luogo, cioè cosa voglio dire? Voglio dire che il potere politico dovrebbe avere il coraggio, la volontà e la libertà di creare un sistema giudiziario forte tale che non sia conveniente delinquere. Come vedete io parlo di convenienza, non parlo né di morale né di etica. A me capita spesso quando ho tempo, quando ho la possibilità, mi prendo il giorno di ferie e vado nelle scuole a parlare ai ragazzi, perché è un'altra cosa della quale io sono fissato, e penso che bisogna parlare ai ragazzi, spiegare le cose ai ragazzi, mettere la testa di farlo del dubbio ai ragazzi, per spiegare che essere andranghetista non conviene, cioè non si diventa ricchi, perché chi entra nell'andrangheta è garzone di andrangheta, morto di fame, ne esce morto di fame, solo i capi mafia si arricchiscono e i figli dei capi mafia a loro volta diventano capi mafia, tutti gli altri finiranno in carcere, finiranno morti di fame o uccisi. Perché è ovvio che gli esecutori materiali sono quelli che vanno in carcere, i mandanti raramente vanno in carcere, perché chi compie una condotta attiva, andare a uccidere, a rapinare, a portare cocaina, lascia tracce. Il mandante molte volte con un segno nella testa dà il comando.
uccidere, quindi è difficile, a meno che siano chiamati in correità, una confessione, una eccezione ambientale, non si riesce mai a scoprire chi è mandato. E allora cerco di spiegare ai ragazzi che essere ambientalista non conviene. E allora se la politica non si mette in testa che deve creare un sistema giudiziario forte, cosa voglio dire di sistema giudiziario forte? Intanto togliamo subito, scompriamo il campo da certe domande che state ponendo in questi stati. Io sono contro la violenza, io sono contro anche uno schiaffo in carcere, uno schiaffo in caserma, perché io non voglio creare alibi, non voglio creare eroi, non voglio creare vittime tra i mafiosi. Il mafioso non deve essere toccato con un dito, deve stare bene, deve essere curato se ha una malattia, perché deve stare in carcere? Perché se si ammala e esce subito lo mandiamo a casa, deve stare bene perché deve stare in carcere. E allora incominciamo a parlare della parte finale, dell'esecuzione della pena. Per quando un tossicodipendente decide di entrare nella comunità terapeutica, cosa si fa al tossicodipendente? Lo si fa lavorare dalla mattina alla sera e poi gli fa un'ora o due di psicoterapia. Quindi gli si smonta della sua personalità, lo si farà ritornare bambino di 3 anni e poi pian piano nel corso di 2 anni si costruisce la personalità. Per questo lo si fa facendolo lavorare, cioè un tossicodipendente quando entra nella comunità terapeutica non può decidere nemmeno quante sigarette si deve fumare, perché pian piano nel processo di recupero sarà con il quale è preposto al suo recupero, gli dirà quante sigarette dovrà fumare oggi. Perché un detenuto oggi in carcere sta 10 ore davanti alla televisione, 23 ore qui su una cella e poi fa un'ora di socialità, un'ora di passeggio? E allora perché, se il sistema carcerario è questo, se essere traghettista è un credo, una religione, perché noi continuiamo a ripetere anche per questa gente che appena tende alla rieducazione condannata? Vedete che è una cosa ipocrita questa. Guardate, per me si può ravvedere l'omicida, si può ravvedere. Voi immaginate il contadino che uccide il pastore perché la capra gli ha mangiato la vite, il marito che uccide l'amante della moglie, il rapinatore, cioè colui il quale si trova davanti, è un debole, si trova davanti alla sala videogioco, viene trasportato dagli amici e fa una rapina. Per tutta questa gente è ovvio che può essere recuperata. È ovvio che con un percorso anche breve può rientrare in società. Ma chi è un mafioso? Ed essere draghettista, essere camorrista vuol dire decidere, controllare, respirare il battito cardiaco di un paese. Cioè nei paesi dove c'è la mafia, due persone, marito e moglie, che vanno in pensione, con i soldi che viene dal porto decidono di costruirsi 2 stanze e un bagno in cucina, non lo possono fare. Perché il capo mafia gli dice quale ditta deve andare a fare gli affondamenti, quale ditta gli deve costruire gli infissi, quale ditta gli deve costruire il bagno. Quindi se io sono il capo mafia del paese e ho il potere di fare l'uomo del monte la mattina, decidere chi deve rimanere vivo e chi deve morire, se io posso decidere o concorrere a decidere che deve fare il sindaco, quindi amministrare un paese, decidere chi può aprire un negozio o non lo può aprire un negozio. Perché anche per queste persone che in astratto, se loro dicessero, mettiamo in caso un mafioso, entra in carcere, dopo 6 anni esce fuori, dice io da domani non voglio più sapere niente di Dragata, questa persona verrebbe uccisa, perché verrebbe ritenuto un mollaccione, un probabile confidente, e allora deve essere ucciso. Però noi anche per i capi mafia diciamo che la pena tende alla persona condannata. Perché? Voi avete visto, noi abbiamo fatto l'operazione crimine, quella tra Reggio Calabria e Milano, abbiamo stato 300 persone. Il 50% di queste persone, se condannate, fra 6 anni saranno fuori dal carcere. E poi se c'è tempo vi spiego tutti i percorsi, come si arriva a essere in carcere. Allora, per incominciare a rispondere alla domanda, con questo sistema carcerario non andiamo da nessuna parte.
Se noi invece incominciassimo a dire che un capo mafia, un soggetto condannato per associazionismo mafioso, deve essere condannato a 30 anni di carcere, e quindi cominciare a riaprire Pianosa, la Gorgona, la Sinara, perché non si capisce ancora, nessuno ha spiegato perché sono state chiuse, visto che oggi c'è sovraffollamento, nessuno oggi, perché nessuno dei parlamentari parla di indulto oggi, visto che le carceri sono più piene rispetto a quando sono state messe in indulto. Ve lo dico subito perché non conviene dal punto di vista elettorale, perché i cittadini non capirebbero di nuovo l'indulto, altrimenti sarebbe stato fatto, visto che allora è stato fatto. L'indulto è stato fatto perché le carceri erano sovraffollate, e oggi che sono più sovraffollate perché nessuno parla di indulto, né della maggioranza né dell'opposizione. E quindi, come vedete, nessuno è interessato al sistema carcerario, nessuno è interessato a riaprire le carceri chiuse, nessuno è interessato a riaprire i tanti tracci di carceri chiuse anche all'interno del territorio nazionale, non delle isole. Che l'altra volta un parlamentare mi ha detto no, non possono essere aperte le isole perché c'è stata una legge del 94 che sono state chiuse. Sì, dico, ma se voi avete messo mano alla Costituzione, un po' di un articolo, non potete mettere mano. Comunque, chiusa parentesi. Allora, torniamo al sistema processuale. Il sistema processuale non è proporzionato a questa realtà criminale, perché noi abbiamo un sistema farraginoso, perché duri poco un processo, non c'è bisogno del processo breve che ha proposto questo governo e non è passato. Il processo breve cos'è? Consisteva nel fare e nel concludere il primo grado in 2 anni, il secondo grado in 2 anni e la Cassazione in 1 anno. Questo voleva dire fare il processo, per fortuna non è passato, voleva dire fare i processi solo ai detenuti. E quindi tutte le parti offese da incidente stradale, tutte le parti offese da incidente sul lavoro non avrebbero mai avuto giustizia. Il processo può essere breve solo se lo si informatizza. Informatizzare il processo penale vuol dire abbattere i costi, i tempi e il potere discrezionale, quindi l'abuso. Così si combatte la lungaggine dei processi e poi tante altre modifiche delle quali se volete possiamo parlare. Cioè, altre due o tre domandine brevi. Quanto volete? Si può trattare? Lei ha mai trattato? No. Allora, con la criminalità organizzata non bisogna mai tentennare, non bisogna mai dire di. Si dice sì, no, ma sempre in modo diretto e serio. Bisogna intanto guardare sempre negli occhi le persone. Bisogna sempre mai abbassare guarda davanti al mafioso, mai dimostrare né piacere né dispiacere, bisogna essere asettici, bisogna essere, noi siamo dei tecnici e non dobbiamo mai, non si tratta mai di soluzione. Ricordatevi che il costo, il prezzo della mediazione, delle trattative è molto, diventa doppio o triplo, non esiste il prezzo di gratis, non esistono scorciatoie per nessuna cosa al mondo, men che meno per la sicurezza dello Stato e per la giustizia. È verosimile che ora l'ex ministro Monzo rivendichi di aver trattato lui da solo e di aver preso delle decisioni da solo, se a rimontare un carcere duro, sospendo, è stato effettivamente sospeso, è un atto per un certo periodo. E questo non glielo so dire perché non conosco il ministro Gonza, non lo conosco, quindi non so. Io quello che posso dire è che quando il politico, il ministro fa qualcosa, chiede prima 10 tecnici, perché come sapete i ministeri sono pieni di tecnici di tutti i livelli, ma di livelli c'è tutto di più. Spesso ci si consulta, poi è ovvio che la responsabilità, giustamente, che è battuta, tocca al ministro, però per quello che so, io non sono un esperto di ministeri, sono stato sempre lontano dai ministeri, dagli incarichi ministeriali, dagli incarichi come consulente, dalle commissioni. Sì, io sono il consulente gratuito di tutti i parlamentari, sia di destra che di sinistra. In modo tale, perché se non accetta un incarico poi non può parlare più, non si può divertire come sono divertito stasera a parlare. Se io divento ogni volta che si forma la commissione parlamentare.